Buongiorno, benvenuti alla nostra linea diretta, una linea diretta per parlare del Veneto, scoprire il Veneto, approfondire i temi che più stanno a cuore ai veneti e alla nostra regione. Oggi è una giornata un po' particolare perché usciamo un po' da quelli che sono i canoni di questa trasmissione, della quale parliamo spesso con amministratori, politici, sindaci del territorio, e parliamo di arte ma anche di arte che abbia delle ricadute importanti sul territorio. Ne parliamo con Roberto Brazzale, titolare della Brazzale S.p.A. Buongiorno, grazie per essere venuto qui con noi. Grazie a voi, l'invito. E ne parliamo con Camillo Langone, curatore della mostra Veneto Felice, in corso ad Asiago sino alla metà di settembre. Grazie per essere venuto. Grazie a voi. Allora, già il nome della mostra e di questa esposizione, di questa iniziativa, è un nome che fa riflettere, che fa pensare. Siamo in un periodo in cui i musi lunghi sono tantissimi e invece qui si parla di un Veneto felice. Come mai? Beh, è un'idea che viene da lontano. Il nome è di, insomma, il titolo, se vogliamo, è di Giovanni Comisso, che è uno scrittore veneto del Novecento, che era felice. Una letteratura, la sua, dei libri che hanno raccontato la felicità del vivere. E però si, in qualche modo, legato al territorio, cioè era molto veneto. Era uno scrittore della Marca che ha sempre legato alla terra, anche perché a un certo punto aveva perfino una proprietà a Terriera, vicino a Treviso. E quindi in qualche modo questo titolo mi ronzava in testa da tempo, no? questa voglia di far parlare, di mostrare la positività di un territorio, no? Attraverso l'arte contemporanea, che di solito invece mostra una certa negatività della vita, dell'esistenza. E poi in mezzo è successo quello che è successo, ovviamente, e sappiamo tutti, ma a quel punto è diventato ancora più importante, credo, fare un qualche cosa che rappresenti una speranza, un rilancio, una riapertura. E quindi Veneto Felice, dal punto di vista storico, artistico, ma anche dal punto di vista, diciamo, dei nostri giorni, che si sperano più lieti di quelli che immediatamente precedenti. Parliamo naturalmente di un'esposizione di pittura, sono 14 pittori e un ceramista. Certo. Come si fa a concertare un Veneto felice tramite la pittura contemporanea? Beh, innanzitutto ho scelto fra i migliori pittori veneti o legati al Veneto, quindi il grosso sono veneti o abitanti in Veneto o che insegnano in Veneto, comunque, oppure qualcuno invece delle regioni limitrofe, legato comunque al contesto. E ho cercato di scegliere quelli più adatti, ovviamente, quelli più vicini a questo spirito, no? Perché altrimenti non ci sono violenze, non ci possono essere forzature. Ogni artista, dato il tema, ha scelto ciò che sentiva, e quindi non è stato poi così difficile. Ecco, l'importante, ripeto, è che sono stati tutti quadri commissionati, realizzati espressamente, ad hoc. È una cosa molto rara, direi, quasi non si vede quasi mai una cosa del genere, perché di solito si utilizza un po' quello che si trova in giro, oppure nel caso dei defunti, ovviamente, ciò che si recupera nei musei. Invece no, qui c'è una produzione, quindi non è una mostra di arte, ma c'è stata una produzione, quindi sono tutti quadri nuovi, quindi questa è un'importanza superiore, quindi, diciamo, rispetto ad altre manifestazioni, perché è una cosa che non si vedeva, secondo me, da parecchio tempo. Quindi, oltre al fatto della positività, di portare l'arte contemporanea sul terreno del positivo, anche il fatto di una produzione diciamo fresca. Quindi se uno chi va al Museo delle Carceri deve stare attento a non toccare i quadri, perché rischia di sporcarsi. Voglio dire, molti sono ancora proprio freschi di olio. Mi ha anticipato la domanda. Sì. La domanda era dove si svolge, giusto per far capire anche ai nostri telespettatori. Parliamo di Asiago. Come mai ad Asiago? Beh, Asiago è un posto particolarmente felice, io credo. Io, per esempio, non sono un amantissimo della montagna, perché la montagna mi incupisce dal punto di vista, diciamo, della luminosità, no? E invece l'altopiano di Asiago è l'altopiano più luminoso, insomma, non ne conosco altri. È un modo per stare in montagna senza avere la cupezza delle cime che ti circondano. Poi ovviamente c'è un rapporto
rapporto con Brazzale, che a sua volta ha un rapporto con Asiago, e quindi c'è tutta una serie di motivazioni. È un posto veramente, cioè, che io non conoscevo prima del premio Eccellenti Pittori Brazzale, prima di questa serie di iniziative, non c'ero mai stato, e quindi è stata per me una scoperta bellissima. E poi ovviamente è un posto che d'estate è più adatto di altri per il concorso della villeggiatura, perché in qualche modo, se vogliamo, Asiago ricorda quasi tempo della villeggiatura, perché è molto legato al fenomeno delle seconde case, cioè di una, cioè non di un turismo mordi e fuggi, ma con una forte componente di villeggianti, insomma, di vacanzieri che salgono da Vicenza, da Padova, insomma dal Veneto di pianura, e ci stanno per un certo periodo. Quindi Asiago è un... E poi io vengo in questo momento da Parma, dove si soffre molto, cioè dove è difficile fare una mostra Emilia felice in questi giorni, perché c'è un caldo spaventoso, mentre invece ad Asiago la felicità è anche climatica. Introduciamo quindi anche la presenza di Roberto Brazzale, titolare della Brazzale S.p.A., per questo premio di pittura. Sì, il premio Eccellenti Pittori ha preso spunto da, ovviamente dal lavoro straordinario svolto da Camillo Langone, di selezione, di creazione di questo catalogo quasi vasariano degli eccellenti pittori viventi odierni, italiani o che operano in Italia. E sono nate altre cose assieme a Camillo. Un giorno, non so quando, ci siamo guardati, ma perché non fare un premio? È una po' un'idea demodè, se vogliamo, perché premio oggi si pensa a Sanremo, si pensa a queste cose qui. In realtà è, diciamo che si è voluto in questo modo non tanto creare la competizione in sé, quanto suscitare l'interesse in un modo diverso per ciò che oggi si fa, cioè perché oggi viene dipinto. Tra l'altro devo dire che io non sapevo che in Italia non esistono oggi premi di pittura, no? Per l'arte pittorica. E così è nata questa idea. Mi è piaciuta molto la formula che con Camillo poi è stata messa a punto, che è quella di non affidare la giuria e la scelta a dei professionisti, senza nulla togliere ovviamente ai professionisti del settore, perciò esperti, professori, galleristi e così via, no, ma ad amanti del bello che costituiscono una giuria che di anno in anno poi magari si evolve, cambia, e che valuta le opere che vanno in finale, diciamo ancora fresche di pittura, appena realizzate l'anno precedente, lo si fa all'inizio dell'anno nuovo, e si sceglie appunto, attraverso questa espressione di voto, si sceglie quello che tra tutti i dipinti della selezione Eccellenti Pittori è, si considera il dipinto vincente. Tra l'altro ad Asiago già è stato 3 anni fa realizzata una mostra con gran parte dei dipinti vincitori e altri degli stessi artisti, e anche quest'anno ci saranno alcuni dipinti vincitori, per quanto non necessariamente diciamo legati al filone di Veneto Felice, insomma, che è un arricchimento della mostra. Veneto Felice, per un imprenditore come lei o per l'imprenditoria in generale, adesso il Veneto è ancora felice? È già di nuovo felice? Guardi, il Veneto è felice comunque, il Veneto sia maiuscolo che minuscolo, cioè il Veneto come territorio e il Veneto come soggetto antropologico, diciamo. Se così non fossimo, non si spiegherebbe la straordinaria capacità di sopravvivenza, ma non di sopravvivenza, mera sopravvivenza, ma di sopravvivenza brillante di questa regione, che è in grado di, non è un termine collettivo, perché sono gli individui di questa regione, e molto spesso sono proprio le piccole imprese, le iniziative che vertono sulle persone, sulle famiglie, a reagire a situazioni che di volta in volta diciamo ci si trova ad affrontare. E devo dire anche, insomma, che sappiamo, il Veneto è anche una regione oggi che soffre una marginalizzazione dello Stato in questa epoca storica ci troviamo ad essere, e di conseguenza
Si manifesta ancora di più questo carattere cordiale, cioè questa mancanza di vis polemica, anche se vogliamo in un certo senso di aggressività del popolo veneto, la capacità di comunque trovare una soluzione anche di fronte in un certo senso un po' alla... se vogliamo allo stato di alla mancanza di risposte da parte di chi dovrebbe averle. La felicità dei veneti e la felicità del Veneto ci sembra commissianamente che si possa ricondurre ad una specie di quasi una sorta di vibrazione che fa parte della stessa essenza del Veneto e dei Veneti. Dunque è una costante che ci troviamo a vivere, che se leggiamo la storia ritroviamo molto spesso, è una costante che riesce ad esprimere, grazie anche ad un paesaggio straordinario, ad una ricchezza, una completezza di paesaggio che noi veneti che viaggiamo per il mondo come... moderni emigranti, imprenditori, si diceva proprio nei giorni scorsi con dei colleghi imprenditori, ma Tigeto mai trova un posto bello come il Veneto? No, una volta negli Stati Uniti, però, ma figurate, ma lì che se sono star. Cioè, effettivamente qui c'è tutto, ma c'è in una forma, che è sempre di una bellezza, di una dolcezza straordinaria. E questo evidentemente plasma anche il carattere, oltre che plasmare la nostra lingua. E tutto ciò rende alla fine comunque il Veneto felice. Veneto felice, richiamato ad Asiago da un territorio che non è certo conosciuto per le sue, possiamo dire, valenze adrenaliniche. Ad Asiago non c'è la vacanza della grande avventura, della discesa in rafting, la scalata. È un luogo magico per eccellenza, felice per eccellenza, perché insomma basta sentire a volte i campanacci delle vacche al pascolo o questi paesaggi così dolci, così morbidi per sentirsi felici. Ma chiediamo al curatore di questa mostra, saranno felici le persone di approcciare l'arte contemporanea? È un tema molto complicato, uno può dire oh, mamma mia, arte contemporanea, non so cosa mi trovo davanti. Può essere invece facile avvicinarsi? Sì, diciamo, innanzitutto si parla di pittura, no? E già la pittura non è arte contemporanea, concettuale, è pittura, ecco, prevalentemente pittura. E poi è pittura in gran parte figurativa, direi quasi totalmente figurativa, perché ovvio, quando tu devi esprimere dei sentimenti, mostrare delle cose, devi essere figurativo. Quindi è quanto di più comprensibile, ecco, nell'ambito dell'arte contemporanea abbiamo scelto artisti e modalità che sono le più comprensibili che ci siano. Quindi ecco, non è una mostra per addetti ai lavori, assolutamente, ecco, non lo è, non era nelle intenzioni e non lo è nei risultati, basta andarlo a vedere. Quindi sono cose che possono piacere a chiunque, anche chi non è informato sui nomi. Io posso dire che lì dentro ci sono alcuni dei migliori artisti italiani oggi viventi, ma uno può anche non saperlo, è autorizzato a non saperlo, e quindi è però trovare comunque delle cose importanti. Quindi, e questo è stato l'obiettivo, parlare a tutti, sicuramente a tutti i veneti innanzitutto, ecco, quindi è più diretto ai veneti che agli addetti ai lavori, oppure a tutti quelli che amano il Veneto, che non si ricordano bene che cos'è il Veneto. Però dal punto di vista degli addetti ai lavori possiamo dire che la ricerca di questi artisti, insomma, è stata sicuramente importante. Qual è un metro di misura che avete avuto per individuare? A parte il discorso sicuramente appunto dell'affinità, diciamo, stilistica, della compatibilità col tema, e poi certamente sono fra i migliori, cioè sono costretto a questo punto a fare qualche nome, cioè personaggi che comunque operano soprattutto all'estero, no? Ecco, forse il più internazionale è Nicola Verlato, che è nato a Verona, vive a Roma dopo tanti anni in America, e ha come unico gallerista un gallerista di Copenaghen. Questo cioè, non è internazionale lui, cioè lui non ha un gallerista in Italia, cioè, voglio dire. Ecco, poi altri come Massagrande, che si dividono fra Italia e Ungheria, cioè sono personaggi. Oppure Fabio Bianco, che è nella copertina del catalogo, che ha fatto Documenta di Kassel, che è una delle manifestazioni più importanti, quindi in Germania, ma internazionali. Quindi ci sono alcuni artisti che sono venduti nel mondo e fanno mostre e fiere nel mondo, ecco. Quindi sono indiscutibilmente, poi altri meno, ma insomma comunque è stato tutti personaggi che abbiano qualcosa da dire e che si ergano rispetto al discorso locale, perché locale è diciamo il soggetto, ma lo stile è uno stile in qualche modo internazionale.
Quindi non ci resta che invitare i nostri telespettatori, i visitatori, i turisti a vedere questa bellissima mostra. Sicuramente torneremo su questo argomento anche con i nostri servizi, con i nostri telegiornali, con altri approfondimenti della nostra emittente. Però sappiamo che Brazzale non è solo la mostra Veneto Felice, ci sono anche altre iniziative in altopiano. Beh, noi siamo di origine, la mamma, la famiglia della mamma, famiglia asiaghese antichissima, e da 55 anni, da 55 edizioni organizziamo, appunto, è stato creato dalla mamma questo festival, Asiago Festival, che quest'anno prevede quattro concerti e un incontro con il compositore ospite a partire dal 6 di agosto fino al 15 di agosto, anche in luoghi come il Forte Interrotto, ad esempio, o lo stesso museo Le Carceri. Dunque invitiamo a leggere la locandina, e vorrei anche suggerirle una cosa. Io ho passato tutte le estati della mia vita e tutti gli inverni della mia vita ad Asiago, e le posso garantire che può essere molto adrenalinico l'altopiano, moltissimo, anche senza andare a cercare di farsi male, ma è uno dei luoghi forse più adrenalinici che ci sia, è uno dei luoghi anche, devo dire, oggi con lo sviluppo di una serie di anche di strumenti, di mezzi, biciclette assistite, cose del genere, che permettono di vivere anche in un modo ancora più esaltante un territorio che, come Camillo ha detto, è straordinario. Noi con la musica da 55 edizioni viviamo emozioni straordinarie, grazie ad artisti stupendi, artisti di fama internazionale, compositori ospiti, anche orchestre giovanili, orchestre create ad hoc per il festival, e in luoghi anche ovviamente che rispettino sempre il dato musicale, perché un festival musicale è un festival per ascoltare la musica, non per guardare qualcuno che suona, e le posso garantire che se non è adrenalina è qualcosa di esaltante anche questo, perciò l'invito estendiamo per la 55esima volta ai nostri ospiti. Possiamo parlare di un altopiano che nelle prossime settimane, nei prossimi mesi sarà appagante per tutti i sensi a questo punto, visto che parliamo di arte, di cultura, di musica, di spettacolo, ma anche e soprattutto di star bene in un Veneto che a questo punto confermiamo felice nel passato, nel presente e nel futuro. Noi ringraziamo Roberto Brazzale di Brazzale SPA per essere venuto qui da noi. Naturalmente approfondiremo questi temi e anche molti altri che sono in ballo e che saranno importanti nell'immediato futuro con una persona di questo livello. Grazie per essere venuto. Ringraziamo Camillo Langone, curatore della mostra Veneto Felice. Non possiamo fare altro che invitare i nostri telespettatori. Una domanda, sarà possibile trovarla alla mostra in qualche occasione per magari qualche scambio? Sì, ci sarò abbastanza spesso, perché ci sono degli incontri diciamo paralleli, e quindi ci sono delle informazioni su internet, sui siti, sui vari profili, e quindi ci saranno anche degli incontri in cui si parlerà di pittura, ma si parlerà anche di Veneto, e quindi insomma degli aspetti più tecnici, ma anche degli aspetti invece più generali di questa mostra. Quindi al Museo Le Carceri di Asiago fino a metà settembre la mostra Veneto Felice. Non resta che farci un salto, ne vale davvero la pena. Noi ringraziamo i nostri ospiti per essere stati qui con noi, ringraziamo voi per averci seguito, vi diamo appuntamento alla nostra prossima linea diretta, parleremo come sempre di questo Veneto davvero felice.